non esiste, non può esistere un percorso della CISL Scuola che possa essere seguito per proprio conto, perdendo di vista o rimanendo indifferenti rispetto a quello che l'intera Confederazione, la nostra Confederazione, è chiamata a compiere verso obiettivi che insieme condividiamo, che appartengono a tutti noi, che danno senso e valore alla nostra appartenenza confederale. Siamo CISL Scuola perché siamo CISL. Si sta diffondendo l'idea che oggi il sindacato non serve più, che non è di nessuna utilità per i lavoratori né per il Paese. Lo stesso rifiuto che si è via via manifestato nei confronti dei partiti investirebbe ora anche il sindacato. È una deriva da considerare con la massima attenzione, anche perché notevolmente sostenuta in un circuito mediatico che molto spesso tende a creare la realtà più che a descriverla. In ogni caso, la realtà non va mai sfuggita o rimossa, ma guardata in faccia, per affrontarla, per modificarla, per non rimanerne coinvolti. La faccia della realtà sono per noi anche i volti, i tanti volti di coloro che da sempre, in modo particolare nei mesi scorsi, nel momento in cui avevamo bisogno, e lo sappiamo che questo legame col bisogno lo ha confermato anche una recente ricerca della CISL Lombarda, hanno trovato noi, attivi e presenti, in tutte le nostre sedi, affollate ancora una volta, uso questo termine, all'inverosimile in tutte le ore. Avevano bisogno di noi e noi c'eravamo. Non hanno certo trovato ascolto né tantomeno soluzione ai loro problemi navigando online o frequentando qualcuno dei tanti circoli mediatici. E avevano bisogno del nostro essere un sindacato di persone per le persone, e di questo dobbiamo sempre essere fieri e orgogliosi. Tutto questo può spingersi dentro lo scenario evocato dal profeta Isaia, in cui chiedere: sentinella, quanto resta della notte? Ma la nostra cultura, la nostra storia, la nostra identità, i nostri valori, il nostro impegno sindacale, il nostro mestiere di scuola ci porta a sapere e dirci che l'alba verrà e che il quando dipende anche da noi. Intanto ognuno potrebbe dire con Emily Dickinson, non sapendo ancora quando l'alba verrà, lascio aperta ogni porta. Lo farò anch'io. Viva la CIS, viva la CIS Scuola. Guarda l'alba, guarda l'alba. Per quanto sia normale vederla ritornare, illumina le novità, mi dà una possibilità. L'alba è già qua, l'alba è già qua. Grazie, grazie di nuovo. Ringraziamo Lena per la sua appassionata relazione. Ho seguito la relazione di Lena sin dal primo momento. Ho fatto slittare ulteriori appuntamenti perché comunque è stata una relazione impegnativa. Comunque voglio salutare Lena, tutta la segreteria uscente, tutto il congresso. So bene che il congresso è un punto fondamentale per un'organizzazione importante come la CISL Scuola,
e devo anche dire che è una delle caratteristiche per le quali anche nell'opinione pubblica bisognerebbe sempre avere grande rispetto per le organizzazioni democratiche di questo paese, come lo è il sindacato, che svolge regolarmente i suoi congressi, che vuol dire, come veniva detto giustamente nella relazione, è stato un viaggio, un momento di ascolto, di confronto, che è la caratteristica di chi si vuole prendere le responsabilità di rappresentare. Quindi da questo punto di vista io ringrazio molto del lavoro che avete fatto anche durante il congresso. I temi che sono stati affrontati, importanti, dalla relazione di Lena, sono veramente molteplici. Io ne condivido lo spessore, l'analisi, la problematicità. Entrare in una scuola oggi significa decifrare la vera crisi che noi abbiamo, che non è la crisi economica, è una crisi etica, è una crisi che io decifro negli occhi dei miei studenti. Sia io che mia moglie, anche lei professoressa, anche lei un po' inquieta come me, anche lei insoddisfatta della scuola così come è oggi, abbiamo pensato di fondare appunto un'altra scuola, il sogno di un'altra scuola, la Penny Wharton. Perché questo titolo innanzitutto? Penny Wharton e sua madre è il titolo di un grande romanzo, di un grande scrittore italiano, Silvio D'Arzo. Penny è, nell'immaginazione di D'Arzo, un bambino abbandonato. Noi insegniamo l'italiano ai ragazzi immigrati, ai Penny Wharton di oggi, ai ragazzi di Barbiana di oggi, che sono Mohamed, sono Ismail e Francisca, sono questi che arrivano senza punti di riferimento, analfabeti nella lingua madre, alcuni di questi li avete visti prima nel filmato del TG2, insegniamo italiano e cerchiamo di tirarli su, di metterli in piedi, perché sono ragazzi spesso caduti a terra. Il grave rischio che oggi ha l'economia, e quindi tutto il mondo, per quello che dicevo prima, è che vengano disprezzate virtù non economiche. Cosa voglio dire? Quanto vale in un ambiente di lavoro, tanto più a scuola, ma nella vita civile, quanto vale una persona umile? Tantissimo. Ma l'umiltà non è una virtù economica. Che se una persona si mostra umile al lavoro è considerato un perdente, uno che non è uno che si... Perché il business favorisce, premia gente che si presenta molto al di là di quello che sa fare. Quindi questo tipo di virtù che nella vita è stata fondamentale, nell'impresa viene scartata. E quindi vengono scartati, poi vedremo dopo, i meriti delle persone umili, perché non vengono visti. In America dall'Obamacare, e quindi da questo atto importante che aveva fatto Obama, hanno dato impulso alla formazione a scuola, alla formazione all'università in una direzione nuova che dovremmo prendere anche noi. Cioè loro promuovono quella che noi chiamiamo l'educazione, io chiamo l'educazione etica, loro educazione morale, moral development, e la promozione del SEL, social emotional learning, perché è quello che ha cercato di mettere a fuoco il governo dell'educazione negli Stati Uniti sotto Obama, è l'educazione alla cittadinanza. A scuola non si dovrebbero solo insegnare le discipline, perché così non si preparano i cittadini, ma si dovrebbe fare lavoro di cittadinanza, che non è l'educazione alla legalità, è qualcosa d'altro, è qualcosa di molto più complesso, che ha a che fare con l'educazione alla ragione, l'educazione a pensare e l'educazione a sentire. Io credo che la C-scuola abbia bisogno della CIS. È una parte di una grande organizzazione e ha una funzione importantissima dentro questa grande nostra organizzazione. E penso che la CISL abbia tanto bisogno della CIS-scuola per caratterizzare tutta la sua strategia, mettendo al centro le giovani generazioni, oggi insieme agli anziani, anelli più deboli della nostra società e di un modello solidale della nostra comunità. Mi dà una possibilità.
down.